È più Pomicasal Maggiore ad aggiudicarsi il derby lombardo del Pala George. 3 punti importanti per la formazione di coach Gaspari che valgono il sorpasso in classifica. Formazioni confermate da una parte e dall'altra, con Mazzola che schiera Caracuta in diagonale con Camilla Mingardi, Rivero e Segura in posto 4, Veltman e Spitch al centro con Francesca Parlangeli come libero. Coach Gaspari risponde con Antonievici in diagonale con Cuttino, Carcases e la rientrante Caterina Bosetti in 4, le centrali Stufi e Popovic con Ilaria Spirito nel ruolo di libero. Parte bene Brescia e con un muro di Rivero va avanti 5-3. Si viaggia punto a punto fino al break targato Veltman del 19-15. Sale in cattedra poi Popovic, è suo il muro del 21 pari. Si va ai vantaggi e da questo punto Mingardi è decisiva e Brescia chiude 27-25. Nel secondo set c'è la reazione di Casalmaggiore che con una strepitosa Bosetti si porta avanti 11-6. Fuori Rivero per infortunio e Brescia subisce il contraccolpo con Casalmaggiore che ne approfitta e chiude 25-20. Nel terzo set è Brescia invece a ripartire bene, ma grazie al servizio di Antonievici, i muri di Popovic ed una Bosetti ritrovata, Casalmaggiore chiude 25-19. Il quarto set, dopo un inizio tutto targato Casalmaggiore, vede Brescia ritornare in partita. Si va punto a punto, ma è la formazione casalasca i vantaggi ad avere la meglio grazie a un blockout di Daniel Cuttino. MVP del match Mina Popovic, 12 punti per lei con 3 muri. 20 i punti per Cuttino, 16 per Bosetti e 10 per una Lana Sciuca entrata in corso di match per Kenia Carcases. Per Brescia 22 punti per Mingardi, 11 per Perry e 10 per Veltman e Segura. Le bresciane nel prossimo turno affronteranno la trasferta di Perugia, mentre Casalmaggiore riceverà Monza al Palaradi.